Buona domenica! Tra l'altro, sì, ho uno sfogo qui perché ho provato una crema collo al retinolo che non andava molto bene per me. Ok, finalmente questo è il mio video preferito, forse in assoluto da girare, insieme alle scoperte low cost Amazon. Mini sites, mini kit, e stavolta. No, ok, ci ho messo qualche mese a rifarvelo, credo, però stavolta. Sono molto fiera dei miei findings. Cominciamo subito, cominciamo gasati. Cominciamo con un prodotto che vi ho già mostrato, ma che secondo me è strautile, che è il kit Strong Starter Kit di Olaplex. Olaplex, sì, vi faccio il video sui capelli, non vi preoccupate, ve lo faccio molto presto. Olaplex è uno dei trattamenti che io faccio regolarmente per mantenere i capelli in forma, farli crescere, allungare e bla 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 bla. E questo è un kit con tutto, cioè avete persino l'olietto, avete shampoo, balsamo, la maschera numero 3, il bond smoother che protegge anche dal calore, propiega, eccetera, e l'olio, tutto in formati deluxe, comodissimo se volete provare da versione al trattamento Olaplex. Non c'è niente, ma oggi ho finalmente provato il nuovo fondo che ho comprato, il Revital Essence Skin Glow di Shiseido. Mi avete chiesto tanti. Questo e il maquillage sono quelli di cui mi avete chiesto di più. Il maquillage lo proverò presto, l'ho ordinato. Ma questo qui, dunque, la cosa che mi ha incuriosito è che c'è scritto che all'interno contiene lo stesso quantitativo di principio attivo di un siero del brand Shiseido. Quindi hanno portato in teoria proprio il concetto trattamento e colore fusion all'ennesima potenza. Dov'è l'inci? Abbiamo qualcosa che ci interessa. Lavanda, tè verde, glicerina, niacinamide, fermentati, vitamina E. Sì, magari ecco, non di un siero che io comprerei, ma mi piace il fatto che ci sia, cioè, nel senso come tipo di principi attivi, ma cioè adoro la niacinamide, ma nel senso, vabbè, avete capito, però. Mamma mia che bello. Oh, è appena messo mi sono spaventata perché questo è glow, ma tipo proprio glow. Tant'è che l'ho dovuto cipriare e anche da cipriato si nota comunque l'effetto glossato, soprattutto dal vivo nella pelle. Coprenza medio leggera, cioè è nella sfera già della media coprenza, ma è una medio bassa coprenza. Io uso il colore 310 Silk, che per me è perfetto, è un colore neutro con una punta leggera di freddo, ma su di me mi piace tantissimo questo colore. E è molto 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 bello, molto glow, molto glow. Se avete la pelle mista o grassa, no, ok? Ma se avete la pelle secca, secondo me questo vi piace da panico. Se avete la pelle matura e normale o normale misto, secca o secca, vi piace molto. E grande suavità, non è un prodotto stratificabile. Mi piace il fatto comunque che abbia all'interno appunto questi, come dire, fermenti di kefir e la niacinamide, mi piace comunque l'idea. 12 ore di durata, 24 ore di idratazione. Ora io ce l'ho su da 4-5 ore e ancora è molto bello, ma l'ho ricipriato soprattutto angoli del naso e centro della fronte, ma perché ovviamente è un fondo molto idratante, molto glossato, però è un SPF 30 ad ampio spettro e è molto bello. Per adesso, primo uso, vi dico che mi ha colpita molto. E non d'estate, non quando c'è caldo, ma secondo me anche d'inverno questo lo godrò molto, devo dire. Ok, vabbè, andiamo avanti. Allora, mini sites. Ho comprato qualche giorno fa su Douglas questo kit di Smashbox. È fighissimissimo. Abbiamo il mascara super fan che mi piace e lo sapete. Il primer Photo Finish Original, quello proprio per i pori e la lucidità. Poi abbiamo il liquid lipstick iconico in Stepping Out, questo nude anni 90, molto bello. E abbiamo il mio adorato ombretto in crema. Sapete che io amo gli ombretti in crema matte, soprattutto i matte. Mi piacciono anche gli shimmer, ma secondo me i matte sono i più belli. Di Smashbox fa degli ombretti matte che secondo me sono stupendi in crema. E qui avete il rose, che è una base rosata. Sono molto coprenti, molto cremosi, si fissano, durano, io adoro. Praticamente qui avete tutto questo, cioè quando l'ho visto l'ho comprato immediately. Poi
Non trovate che il mio rossetto oggi sia una roba pazzesca? Bene, ho comprato questo kit. Questo kit è, allora, in alcuni kit c'è magari un full size e le mini, ok? Qui c'è il mascara di Yves Saint Laurent, il famosissimo, che si chiama, adesso vi dico il nome giusto perché ne fanno diversi, è il Volume Effect Fossil False Lash Effect Noir Haute Densité. E è bellissimo questo mascara, lo fanno anche in Borgogna, che io adoro, è un mascara che uso da anni. E poi c'è la mini size di uno dei nuovi lipstick che si chiamano Rouge Pour Couture, e questo è il Nu Muse ed è perfection. È un rossetto cremoso ma che si fissa e tende a durare parecchio. L'ho tirato troppo fuori, dimmi che non l'ho rotto, ti prego. E mi piace tantissimo, è bellissimo. Questo kit è un'ottima d'alti idea regalo. Ma sbaglio, quest'anno sono già usciti un sacco di kit che sono già holiday. Non posso, mi rifiuto di iniziare a comprare i regali di Natale a settembre, ottobre in questo caso. E tipo voglio iniziare a fine mese. Io di solito inizio verso il 20 di ottobre a fare regali di Natale, perché così non devo spendere tutti i soldi di un mese solo. Cioè, mi spiego meglio. Se io tipo al 10 dicembre andassi a comprare tutti i regali di Natale, cioè devi fare dei pensierini, perché hai amiche, amici, colleghi, persone con cui lavori, famiglia, no? Invece iniziando a ottobre ne prendo, che ne so, 4 mesi, 3 il mese dopo, e posso fare magari una cosa più mirata che mi piace di più perché ho spalmato la spesa. Questa è sempre stata la mia strategia. Perché l'ho detto? Ah sì, perché comunque queste sono anche ottime idee regalo, nel caso voi voleste iniziare presto. Poi, questa è una chicca, questo me l'ha portata una delle mie più care amiche vivi, ti voglio bene, dall'America, insieme a un'altra cosa che desideravo da tantissimo tempo, che è il profumo di Glossier. No, me l'ha portato, ne parleremo perché quello è super virale, quindi ne parleremo dei prodotti virali. Ma mi ha portato questo. Ma cosa non è? Juliet Hazagan con due taglie deluxe che hanno esteticamente esattamente la stessa forma del full size. Abbiamo il Nota Perfume, iconico, fantastico, e abbiamo Lust for Sun, che è il profumo uscito quest'estate. Ora, non sono spray, peccato, perché se avessero anche il mini sprayino sarebbero next level perfection, ma sono molto molto pieni di prodotto. Abbiamo 8 ml ciascuno di due Eau de Parfum ed è bellissimo, bellissimo, grazie Vivi, regalo super top. Poi, ah, sapete che ci sono rimasta troppo male perché avevo trovato una scuccosità per voi da notino, la Korean Beauty Box, e ve la volevo troppo mostrare, ma è andata sold out in tipo 30 secondi e quindi assolutamente inutile. Peccato, peccato davvero. Vabbè, volete vedere tanto così per sfizio. Mi dispiace perché l'ho pagata 28 euro, che è un prezzo comunque molto buono per questa box secondo me, ed è il motivo per cui secondo me... Cosa c'è qua? 10% di sconto se acquisto a uno dei prodotti della box in full size. Ottima idea. E guardate qua, abbiamo questo Snail in Repair Intensive BB Cream di Midzon, che metterò in uso subito. Abbiamo il balsamo struccante Vanilla, il Clean Zero, molto famoso. Abbiamo il Lip Balm di Frudia, non so come si dica. Abbiamo Sika Pair, abbiamo il L'ABH, BHA, PHA, 30 Day Miracle Serum di Sun By Me, ma alcuni sono full size, tipo questo è full size, il balm è full size, questo è mini size, è la mousse detergente enzimatica, e questo prodotto che mi incuriosisce da panico, che è di Mixon e si chiama Bean Essence, che proverò. Poi abbiamo un po' di maschere viso. Era veramente molto carina, peccato. Se fate una box così bella, raga, fate più pezzi. Dateci la possibilità di ordinare. E insomma. Poi. Questo è una mini size che quando la guardo il mio cuore si illumina. Ora. Questo prodotto ha un posto speciale nel mio cuore perché è stato il primo regalo fatto dalla mia community a me. Proprio da voi. Piango ancora quando ci penso, ve lo giuro. È una roba che... Questo è il The Serum di Augustinus Bader e guardate, guardate quanto è lussuoso, sembra il colore della ricarica del serum, quello che metti su nel bellissimo case, è da 7 ml, questo vale praticamente 70 euro, infatti lo userò fino all'ultima doccia e vabbè, adoro questa mini size. Poi... Dr. Jart, questo è il skincare, no, best friend, you can't... No, no friend. Skincare, no best friend.
No, skincare best friend, non best friend è la canzone. Comunque, qua abbiamo la Pore Remedy Foam Cleanser, poi abbiamo il siero Cicapair, la crema Cicapair, quella cromo correttiva, la Ceramidine Cream e abbiamo la maschera viso, tutti in questi mini bellissimi formati. Ho adorato, altra idea regalo fighissima, soprattutto se volete regalare skincare ma non conoscete il tipo di pelle della persona. Questo l'ho trovato su Amazon, mini blushino, mini pennellino, è di un marchio che non Xixi credo, comunque è un, si chiama Cute Baby Bear ed è un cheeky blush e vedete che c'è l'orsettino, è molto chiaro, tant'è che questo secondo me mi andrà bene quest'inverno, anche se è meno chiaro una volta applicato che swatchato, ma è comunque un rosa pastel, ma vi prego, ciao, ciao a tutti, saluti, poi! Bellissimo kit di Kosas, sapete che hanno fatto tutta la linea labbra, anche questa la vedremo nel video sui prodotti virali e qui abbiamo praticamente un full size e una taglia deluxe, precisamente avete il rossetto full size e il lip gloss oil taglia deluxe, si chiama The Wet Satin Dressed Duo. Allora, il fatti i colori bellissimi. Il lipstick si chiama Heat Wave ed è praticamente un nude rosato super lucido. Questa pasta è super idratante, super luce riflettente e i miei adorati lip oil di Kosas, di cui vi parlo da secoli, questo è il colore Unhooked, che non ho mai avuto, ed è un pesca nude. Come vedete, hanno fatto proprio la celebrazione del nude in questo kit, anche qua bellissimo da regalare, bellissimo kit, ce n'è un altro che ho visto che comprerò, ma quando ho ordinato questo, quello non era in stock. Poi abbiamo, ragazzi, questo kit che vi mostrai su Instagram. Allora, io non sapevo che Ritual fa anche la skincare viso e ho trovato il The Ritual of Namaste Luxury Trial Set, avete tutta la skincare Ritual, tra l'altro con estratti principali che sono moringa nella fase detersione ed esfoliazione e bakuchiol nella fase booster, siero e crema viso. E dunque, fatto in questo modo, e avete appunto la foam per il viso, il face exfoliator, moringa e bambù, poi avete il booster concentrato al bakuchiol in drop, avete la Glow, il Glow Anti-Aging Serum con il Bakuchiol Repair Complex e la Glow Radiance Anti-Aging Day Cream. Ottimo modo per provare un trattamento, o siamo del Bakuchiol perché c'è tutto un trattamento appunto. Poi, come non parlare del mini rossetto di Rabanne Makeup, questo è da Sephora in omaggio, se acquistate forse erano due prodotti del brand, visto che ho ordinato parecchio, ce l'ho, guardate che bello, è esattamente identico al full size solo piccolo ed è un bellissimo rosso, anche se io farei i mini tutti nude, no, io farei sempre tutti nude, lo sai. E a proposito di Rabanne Makeup, se amate i profumi e volete provare il makeup è uscito questo bellissimo set che si chiama, non si chiama, si chiama Euphoria Famous Mascara and Fame Eau de Parfum Miniature, dove avete il famoso nuovo mascara e il profumo appunto Fame, troppo troppo bello questo kit. Poi altro kit stupendo, Kajali Loves Huda Beauty, e qui abbiamo il profumo Yam Pistacchio Gelato e il Queen of Sheba. Ora, ma questo lipstick è esclusivo di questo kit? Perché io non lo conoscevo. Kajali fa delle fragranze buonissime. Io inizialmente non ero innamorata di questa fragranza perché la sentivo un po' troppo pistacchiosa, ma poi in realtà ho scoperto che nella fase di dry down mi piace moltissimo. E questo è il lipstick Queen of Sheba, rossetti liquidi di Huda, da che li ha rifatti, secondo me sono migliorati tantissimo. Il colore è troppo nelle mie corde. È un mauve piuttosto freddino, molto molto bello. Molto bello il kit, quindi ve lo segnalo. Mi prende tantissimo. Ah! Comunque ditemi da voi com'è il clima, perché qui a Parma ci sono ancora 30 gradi. 30 gradi a ottobre, non credo di averlo mai visto in vita mia. Ho letto che siamo oltre 10 gradi sopra le medie di stagione. Poi,
il mio amato detergente, che sarà anche nella top detergenti scoperta 2023, lo amo e lo adoro, è di Allies of Skin ed è il Molecular Silk Amino Hydrating Cleanser, un detergente a pH bilanciato con aminoacidi della seta, vitamina C, astaxantina, moringa. Morbido, delicato, super illuminante, è un detergente di cui vi ho parlato mille volte. C'è il formato da 25 ml che è un'ottima scusa per provarlo. Questo detergente vi cambia la vita. Questo è quanto. E mentre acquistavo questo, ho preso anche le novità di Allies of Skin, perché allora, a volte magari non ne parlo perché mi rendo conto, sto sempre molto attenta a parlare di prodotti di un certo prezzo, perché insomma mi rendo conto del mercato, della situazione, di quello che può. Avete capito? Allies of Skin è uscito con un nuovo siero multipeptidico al 9% con EGF che ho comprato subito, addirittura si usa anche post laser, post trattamenti estetici, invasivi, è un prodotto fantastico. Poi che cosa ho preso? Questo che vi consiglio da panico, che è il nuovo Peptide and Ceramide Repair Lip Balm. Questo è un lip balm, ciao, vero trattamento, abbiamo il palmitol tripeptide 5, ceramidi, olio d'avocado, olivello spinoso, burro di karité, vitamina C, vitamina E, una texture avvolgente. Questo lip balm, appena l'ho usato, ho detto ok, ciao, questo non è un lip balm, questo è un trattamento labbra specifico anche anti-aging per le rughette, è bellissimo. E ho comprato di PSA, che è sempre Allies of Skin, il loro marchio un pochettino più low cost, di cui sapete uso tantissimo il booster centella asiatica e kombucha, uso tantissimo il The Moist, il siero multialuronico, vi ho parlato mille volte anche di questo. Ho preso il nuovo siero che si chiama Visible Improvement multipeptidico e niacinamide, 10% di niacinamide, 10% un peptide complex con tripeptide 38, tripeptide 1, tetrapeptide 7, ed è un prodotto che nasce per lavorare sulle rughe, ma lavorando anche sul grana della pelle, quindi migliorando grana della pelle, rughe e luminosità. Questo non l'ho ancora messo in uso, ma lo metterò in uso al più presto. Poi, questo l'ho avuto in omaggio su un ordine, ed è il Blush Color Infusion in Ginger di Laura Mercier. Guardate la bellezza di questo mini blush. Tanto questo colore è super universale, un color biscotto. Poi, sempre omaggi vari su ordini online, qui, allora, numero uno, la The Dewy Skin Cream di Taccia. Questo, dunque, il mio compleanno, mi è arrivata una mail da Space NK dicendo ciao, metti questo codice a carrello e ti daremo 3 mini taglie. E in queste 3 mini taglie c'era la Dewy Skin Cream di Taccia, prodotto bellissimo, adoro. E questa taglia deluxe è molto deluxosa, è molto bella ed è uguale alla grande, praticamente senza i dettagli della palettina. Top. Poi, questo l'ho ricevuto in un ordine, sembra di Douglas, molto, un ordine molto alto. E quando l'ho vista, questa la terrò come una reliquia. È di La Prairie ed è la Skin Caviar Luxe Cream. Se non sbaglio è uscita la nuova versione, devo aver visto. E questi sono 5 ml di una crema che costa qualcosa come 500 euro. È pesantissimo, cioè il lusso di questa taglia deluxe è qualcosa di incredibile. Assistant, abbiamo perso il faretto. Dicevo, ne ho messa pochissima sulla mano perché non la voglio sprecare. Vabbè, immaginatevi la texture voluttuosa, avvolgente. Cioè, ciao, saluti. E ovviamente la userò fino all'ultima goccia. Ed è una mini size di quelle che è proprio un po' come il siero di Bader. Poi, questo anche qua, ve ne ho parlato su Instagram, ma dovevo parlarvene su YouTube perché è una genialata bellissima. Le ha fatte Marc Jacobs, sono le Daisy Drop, le ha fatte di 3 fragranze, ma io ho preso appunto le Daisy Drop di Daisy Classico che sono buonissime. È una mini scatolina di latta che voi vi mettete in borsetta ad esempio e avete il profumo in queste mini capsuline. Voi la aprite, la mettete sul polso, è come un olio gel e ha un profumo buonissimo che potete mettere anche sui pulse point volendo, ed è comodissimo per rinnovare il profumo durante il giorno in un modo super elegante. Sono proprio intense, si sentono, ed è secondo me una gestuelle bellissima. Sono 30 capsule all'interno e ha tutti gli effetti una mini size con le mini capsule e ho adorato. Poi questo kit, a proposito, dov'è il mio telefono? Vi volevo raccontare una cosa, perché ho fatto un po' di ricerche, essendo io molto interessata all'argomento, eccolo qua. E praticamente, ne manca una di schermata, eccolo qua. Allora,
Voi sapete che io sono fissata con l'SH polipeptide 121, che è un principio attivo brevettato come Human Col 21. Ora, il suo brevettatore è Geltor, un'azienda che ha brevettato, se non sbaglio, 4 polipeptide con 4 azioni differenti. Ok, bene. Oltre all'SH polipeptide 121 c'è un brevetto che si chiama Collume. Questo Collume, che in inci trovate come SR idrozoan polipeptide 1, è il principio attivo chiave della linea The Outset, che è il marchio skincare di Scarlett Johansson insieme a un'altra persona. Sono due persone, Scarlett Johansson e altro. Ok. Questo prodotto, questo marchio è completamente clean e dermatologicamente testato, vegan, cruelty free, senza fragranze, glutine o allergeni, e lavora moltissimo sul discorso della barriera cutanea, eccetera eccetera. La cosa interessante, questo prodotto, questo lo vedrete anche nel video ti ho provato e ti ho comprato, perché grazie a questo kit, in realtà è il secondo che compro, perché ne ho un altro, grazie a questo kit ho comprato poi il full size del Firming Vegan Collagen Prep Serum. Ora, poi qui abbiamo anche il detergente micellare antiossidante, questa che è buonissima, la Nourishing Squalane Daily Moisturizer. Tra l'altro hanno già vinto un sacco di premi, hanno fatto anche, se non sbaglio, una crema niacinabile da notte, che non ho perché ho iniziato con la taglia deluxe. Ma perché vi ho citato Collume? Perché questo principio attivo, appunto, è brevettato anch'esso da Geltor ed è una forma diversa sempre di collagene. L'SH polipeptide 121 è un collagene bioidentico fatto in laboratorio che stimola la produzione di nuovo collagene. Bene. Invece il Collume è un vegan marine collagene biodesign, cioè è stato ispirato dal collagene marino. Ma una cosa molto interessante che ho trovato è che praticamente lavora sull'idratazione in modo molto più rilevante del collagene marino idrolizzato. Studi clinici lo hanno dimostrato. Cioè, questo principio attivo, Collume, è ispirato dal collagene, riprodotto insomma dal collagene marino, ma ovviamente vegan e cruelty free, ma lo è superiore in termini di idratazione applicato per uso topico. Inoltre, in vitro gli studi hanno dimostrato che protegge la pelle dopo l'esposizione al sole del 30% comparato col panel che usava un placebo, praticamente. Inoltre, i studi in vitro hanno dimostrato che protegge le cellule della pelle dalle polveri sottili del 19% contro sempre il panel non trattato. E Collume ha degli altri brevetti che mi ispirano molto, tra cui la prima elastina che sto cercando in qualche prodotto. Comunque, vabbè, tutto questo per dire che The Outset è un marchio molto interessante. Fanno la taglia deluxe, ovviamente le ho prese. Parlando invece di skincare coreana, ragazzi, vi ho trovato questo kit. Tra l'altro, questo kit in realtà adesso c'è anche con 4 prodotti, di cui il 4 è un cleansing bar, un sapone. Comunque, questo è di Some By Me ed è l'AHA, BHA, PHA 30 Days Miracle Travel Kit, e mi suona il telefono, chiedo scusa. E dunque, questo è un trattamento specifico per pelli problematiche, pelli impure, grasse, sebo, imperfezioni, eccetera. E avete tea tree, centella asiatica e un blend di alfa, beta e polidrossi acidi. E qui avete tonico, siero e crema. Quindi ve lo segnalo. E poi ho preso questo. Questo è di Herbivore ed è il Nova Serum, famosissimo, famosissimo, con 15%, un blend di 15% di vitamina C più turmeric, ed è un siero con cui usa una formula ultra stabile di vitamina C, e poi abbiamo comunque una formula molto, vale, acqua e questa forma di vitamina C. Ma poi abbiamo uvorossina. L'uvorossina è un super schiarente per la pelle, quindi anche macchie scure. E poi abbiamo appunto il turmeric, quindi la curcuma, abbiamo vari estratti, abbiamo ialuronico, altri 1000 estratti diversi, e vitamina E, abbiamo l'estratto di ananas, abbiamo dei fermenti, insomma. È una formula molto bella, questo è un formato 10 ml e se cercate una bella vitamina C, io conoscevo già il full size di questo, ma ve la volevo segnalare perché a parte è bellissima, tra l'altro bellissima, però ve la segnalo, è un'ottima formula.
E ultimo, ma non per importanza, questo fighissimo kit di Laneige, dove abbiamo, si chiama Kiss Me Day and Night. Avete la famosa Lip Sleeping Mask in Berry Mini e poi avete il bellissimo Lip Glowy Balm in Berry, sempre frutti rossi, che sono, è super idratante, super lucido. Ne avevo già parlato di questi qua di Laneige, sono bellissimi, lucidi, rimpolpanti, bellissimi. E questo è un super kitino, ma hanno fatto dei kit bellissimi di Laneige con mini size in questo periodo. Bene, queste sono le mie top super mini size e mini kit del periodo e devo dire che ho trovato delle succosità. Fatemi sapere nei commenti se voi avete già intenzione di iniziare con i regali di Natale. Sono curiosa. Vi voglio bene, un bacione!